State attenti ragazzi, io sono Gabri Costa, oggi vi farò per voi un video molto molto pauroso e vediamo se avete tanta paura. Voglio spiegarvi come personalizzare questo pauroso personaggio. Sto parlando dello spaventapasseri, detto Jonathan Crane. Ricordatevi che lo spaventapasseri è giocabile per la prima volta nel picchiaduro, però lo spaventapasseri c'ha fatto paura nella serie Arkham, me lo ricordo. Quando c'è lui la paura fa 90. Ok, non perdiamo tempo. Lo so che lui non vuole spaventare solo i passeri, ma tutta Gotham City. Sentite come personalizzare lo spaventapasseri. Partiamo dalla sua testa. C'ha una maschera lercia, testa dell'orrore, maschera del sospetto e maschera preoccupante dell'orrore. Ora sentite il suo torace, c'ha una maglia lercia, maglia spaventosa degli incubi, torace degli incubi, torace inquietante, maglia preoccupante degli incubi e ipnofobica del timore. Poi c'ha il tronco zeusofobico e ecofobico del disgusto. Ora sentite le braccia dello spaventapasseri, c'ha gli arti lerci, braccia inquietanti dell'orrore, arti preoccupanti degli incubi, braccia spaventose degli incubi, mani acrofobiche del timore, arti infernali dementofobici, mani clinofobiche della malattia, del terrore, dell'ossessione, zeusofobiche della morte e piastre di rottami. Ed ecco le gambe dello spaventapasseri da personalizzare, a pantaloni lerci, gambe preoccupanti dell'orrore, gambe ipnotiche, protezioni acrofobiche del disgusto, protezioni chiroptofobiche, c'ha le ossa pulite scelte dello spauracchio e pantaloni di femori legati. Ora per la prima volta potete personalizzare la falce dello spaventapasseri, però attaccata alla catena. Possiede un uncino lercio, ma diventa falcetto delle peggiori paure, mietitore degli incubi, falcetto del dottor Crane, falce agghiacciante, sociopatica, falcetto acluofobico, falce dell'inferno, mietitore sociopatico e squartatore, come Jack lo squartatore. Ora ci sono le abilità dello spaventapasseri, che sono pestilenza e omicidio ascendente. Lo spaventapasseri evoca uno stormo di corvi inferociti che si avventa sull'avversario, poi crea uno sciame di insetti pungenti che travolge l'avversario. E ora sentite le skin alternative dello spaventapasseri. Gas della paura, incubo vivente, spavento, chiraptofobia e cemofobia, ma c'è anche l'aracnofobia. Ora guardiamo velocemente il suo riepilogo, si avvia la modalità foto. Guarda, vederlo così in primo piano fa veramente spavento. Ora per concludere sto video, guardiamo l'inventario dello spaventapasseri, c'ha tanti oggetti. Bene, vi saluto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale, forse è meglio chiudere questa recensione perché siamo troppo spaventati e siamo impauriti.